Esaminiamo questo altro esempio più complesso in cui troviamo lo stesso uso di postquam. Greci, quia Troianum bellum diutinum erat, equum ex ligno edificaverunt, et postquam Troiani in arce eum collocaverant in oppidum irruerunt. I greci, e qui abbiamo la subordinata causale introdotta da quia, poiché, i greci, poiché la guerra troiana era troppo lunga, cioè si protraeva a lungo, edificaverunt, la principale, costruirono un cavallo di legno, equum ex ligno. Et, e qui abbiamo la subordinata temporale introdotta da postquam, e dopo che i troiani l'avevano collocato, eum collocaverant in arce, nella rocca, i greci, sottinteso, irruerunt, fecero irruzione nella città. L'azione di collocare il cavallo nella rocca precede nel passato l'azione dei greci che fanno irruzione in città. Dunque, anche in questo caso, postquam esprime un'azione anteriore nel passato rispetto a un'altra anch'essa avvenuta nel passato. E non a caso, anche qui abbiamo il più che perfetto. Esaminiamo ora l'uso di cum più primum, che esprime l'idea della contemporaneità immediata dell'azione, non appena che. I greci, riprendiamo sempre lo stesso esempio, aggiungendo una subordinata con cum primum. I greci, poiché la guerra troiana si protraeva a lungo, costruirono un cavallo di legno e, dopo che i troiani l'avevano collocato nella rocca, fecero irruzione in città. Non appena, cum primum, ulixes etali eroes de equo descenderunt et porta spanderunt. Non appena Ulisse, nominativo alla greca, e altri eroi scesero dal cavallo dove erano rinchiusi e aprirono le porte. Cum primum si traduce dunque con non appena primum.